Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Fautori Gaming Neto, siamo Teo Ninja Judgment Sempre noi, buongiorno. ed eccoci qui con il secondo hands-on di febbraio. Questa volta tocca a Hitman, intanto facciamo partire il gioco alla privacy, ma tanto siamo degli assassini e noi la Beh, privacy non accetta, serve. accettiamo E se tutto. la rifiutassi cosa succederebbe? Non si sa, non si sa. Connessioni in corsa, quante cose. Insomma, sì, andremo a provare anche questo gioco qui. Lo provo io questa volta perché Gianjaman, Io ho provato invece, in For questo Honor. caso, esatto, più che altro aveva già provato Hitman a tempo addietro. Sì, Quindi anche qui. dato via abbastanza presto. Esatto, quindi diciamo partiamo un po' prevenuti. Però magari io posso No, ribaltare o vabbè, confermare la situazione, prevenuti, dipende. no, cioè, Vabbè, tu l'hai non è. provato e quindi ci sta, sai che. Non è che ti piace eccessivamente. Adesso vediamo cosa ne penso Sì, evito io. di dire ovviamente già adesso perché sennò non avrebbe Chiaro. senso. E qua il nostro pelatone col codice a barre in sconto all'ipercop. Cominciamo così, cammina sino ma da quella parte. Andremo di qua, suppongo. Poi già non mi ricordo di aver Welcome to fatto the sto agent pezzo. program, Benvenuto nell'organizzazione. Follow the lights, please. E quindi vediamo, sì, pensavamo ecco noi così per parlare che essendo un gioco molto stealth, ormai stealth te lo rifilano un po' Puoi ovunque. farlo anche in Red Dead Redemption per andare a caccia volendo, cioè, Sostanzialmente, se vogliamo quindi. chiamarlo stealth, nel senso. Sì, diciamo che lo fai bene 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 o se no perde un po', ecco, perché lo stealth te lo ritrovi veramente un po' in tutti i Eh giochi. sì, è un po' il motivo anche per cui penso non si veda da un po' un bel Splinter Cell, perché era caratteristica di Splinter Cell, era quella lì più o meno, cioè di far tutto abbastanza così, con escamotage, con Eh sì, richiami, con con, eh sì, nell'ombra, disgamo. eccetera, eccetera. Adesso, appunto, anche banalmente in Ghost Recon, che abbiamo giocato io e te, c'è. Sì, l'abbiamo, noi abbiamo fatto tutto il gioco e in stealth, a parte qualche fase un po' rocambolesca, ma così per Qualche, sottolineo qualche. qualche, esatto. Però diciamo no, l'abbiamo fatto abbastanza in stealth in realtà, Beh, ci siamo divertiti l'intento così. è la maggior parte delle volte abbiamo rifatto missioni per farle bene. Esatto, li mandavamo Quindi, se a uno monte. piace questo genere di gioco, quindi di star lì a studiare la posizione degli avversari, di andare, di fare, è carino nel senso, però appunto ormai lo si trova abbastanza in tutti i giochi, quindi Intanto io vedo se si può saltare perché non dico che siamo perde qui un po' per di senso, provare. però la Sì. Eh tipicità è un po' andata in vacca, ecco. sì, quello senz'altro. Sì, beh. Salvo restando la storia di Hitman, quindi. Sì, ecco, uno è appassionato di Hitman, piace il gameplay esclusivamente Ah sullo sì, è vero, stealth. ok, questo è il tutorial. Diciamo che già qua graficamente vi dico che non mi piace. Eh no. È veramente molto molto piatto. Posso giocare e basta. Non mi serve il tutorial. Ok, dobbiamo entrare quindi. Localizza il bersaglio tramite l'istinto. Hopla. Tu hai saltato. Fai lo splendido. Esatto, aspetta. No, mi servono i comandi. Mira, corri, riponi arma, inventario. Istinto, è quello in alto a Istinto, destra. dov'è? In alto a destra. R1, sì. R1, non l'avevo premuto. Ah, eccolo lì. Il nostro target. Salve, io c'ho ovviamente, se mi flashate il codice a barra vedrete che sono invitato. Ok, quindi. Certo, non potevamo sicuramente andare su quella via principale, io direi che da questo garage potremmo farcela in qualche modo. Ah sì, ce l'ho anche segnato. Ce l'ho arrivato da solo. Capitano ovvio. Opla, ma possiamo subito uccidere questo? Sì. That mechanic is in your way. Sneak up and subdue him quietly. Vai, 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 fagli male. Però non lo lasceremo qui in mezzo, no? Attenzione, trofeo. Così a caso. Mamma mia, You Hitman, put on his tipo clothes. il That's a parcheggiatore first. abusivo. Might just work though. Però questo People do mai no, tend to non see so se lo dobbiamo uniforms, not lasciare faces. qua. Be cautious though. Some people are more observant than others. Not bad, actually. Permesso, aspetta che non vedo. Ok. Apre quel buio. Nell'armadio. Là. Era pelato anche come noi. Right. They won't find him Ma le anytime chiudiamo soon. le porte, sì, perché se no non aveva tanto senso.
Vedi che è anche un po' troppo, un poco fluido nei movimenti, secondo me. Cioè, anche come apre le porte, cioè, tutto molto robotico un po'. Sì, non ha dei moveset impeccabili, quindi graficamente non ci siamo. Moveset un po' legnosi. Non parte benissimo. Le persone segnalate come minaccia vanno, minacce sospetteranno di te. Assicurati che non ti vedano. Ok, beh, siamo uguali. Ehi, la grande, com'è andato il turno? E proseguiamo qua. Loro non sospetteranno di noi. Localizza il bersaglio. Allora, vicino al bar. Eccolo. Vada, vada. Allora noi andiamo, scusate, permesso, bella festa. C'è anche Fonzi. Ma tipo se vado qui in cucina si può? Passaggio segreto. Si mangia il sugo lui. Buono, No, non mi furbacchione. pareva. Ha fatto uno scatto indietro mangiandolo, forse non era tanto buono. Oh, lanciare oggetti. Scusi, tanto le cucine non le serve questa, no? Grandissimo, ci vediamo dopo. Ah, premi. Ah, ok, ma gliela lanciamo così, all'improvviso, in mezzo alla folla? Non vi sembra una cosa. Perché lui è il nostro target, sì. Ma mi sembra una stronzata con la gente così Sì, all'avvio. non penso sia il caso. Eh sì, ho capito il mio bersaglio, però se gliela Lascia una lancio. chiave inglese in Cioè, testa. potrebbe destare sospetti, no? Ok. Ma c'è un altro Hitman, guarda, no, è uguale. Però lui non è. Posso? No, non posso. E mi scusi, tanto faceva cagare. Eh sì, non sa cucinare. No, no, tutto a posto, mi scusi. No, no, vado via. Beh, tira lì la chiave inglese a sto stronzo. Boom! Oh, Boom! Madonna! Avvelena, che cosa carina. Ah, ma non c'ho per avvelenare, penso. Travestiti. Opla, mamma mia, stiamo denudando gente. Dove lo mettiamo? Ah, nel freezer, così si conserva. No, no, entra. No, 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 non volevo andare io. Volevo mettere il tipo. Stai facendo le prove di misura, tipo, aspetta, se ci sto io, ci sta Esatto. anche lui e si chiude la Ecco qui. porta. Perfetto, vabbè, bisogna fare le prove tecniche, giustamente, perché se no il berrettino, no, quella è un'altra sacca. Ok, ora dovremmo poter andare perché siamo gli chef, tipo, no, siamo un comandante. Saremo qualcosa, no? Che può Con la chiave andare. inglese. Sì, devo fare manutenzione, lasci fare, non faccia caso. Allora, andiamo a ammazzare sto bastardo. Ok. Facciamo i barman sorvegliante. Ritter conosce il suo equipaggio. Ah. Ok, io lavoro al bar allora. Con la chiave inglese sempre, nel dubbio. Metti che una bottiglia di birra non si apre. Esatto, ci pensiamo noi con la chiave. Vada, vada, lavoro Sì, io qui. vaffanculo, vai. Ci pensiamo noi, tutto sotto controllo. Una pina colada della Madonna facciamo adesso. Ma dice Hitman veramente. Aspetta il bersaglio e osserva. Io sto osservando. Allora posso ucciderlo. No? No, aspetta. Devo Prima o poi aspettare. gli verrà sete a guardare un... Buon uomo, la vuole una birra qua? Ce l'abbiamo anche il lattino, un po' scadente, Soprattutto hai solo quello, perché sotto non è che ci sia tutta sta ma. fornitura. No, no, eventualmente non Poi fai abbiamo. una festa tutta figa, però con quattro assi di legno, vai, a posto. Tipo la sagra della porchetta. Fai un sorriso, però. I barman di solito sono gioviali, ascoltano i problemi della gente. Salutiamo Mauri. Ciao Mauri. Ok, il mio turno è finito. Sempre con sta chiave inglese, molto rassicurante. Attacco furtivo, no? Sarebbe un peccato. Adesso non potremo andare lì, no? No, ma sì, ci va uno uguale a noi. Scusi, eh? Ah, c'è sempre la nostra fotocopia che ci segue. In realtà sono due, c'è anche una fuori dalla porta dove era aperta. Mannaggia. Siete in tanti. Aspetta, mi dicono che è di qua, forse era uguale, sì, forse sì. Ah, ma dobbiamo farlo dalla finestra. È più figo. Posso uccidere qualcuno? Ah, cazzo, aspetta, no, è il nostro tipo. Qualcuno sospetta di te, certo.
Gli sei entrato in faccia. Prima tanto per la squadra di torri qua. Ah, ok. Io non ci sono, eh. Any second now. Per cosa? Che gli tiriamo la chiave? È un po' lento, eh. Ho capito che c'è lo stealth e quindi non può ti essere annoia, veloce, no? Un po'. però non dà dinamicità, secondo me ha troppi tempi morti. Usala più, ce l'ho? No. Oh, sì. Ecco. Selezione. Hop. Hop. Ah, forse devo uccidere anche. No, scendi dallo io. Però magari la... Non posso tipo mettere le mie mani. No. Vabbè, piuttosto questa di una pistola potrebbe destare un po' meno sospetto. Bella festa, e ora però devo andare via. Con la chiave inglese poi uno spettacolo. Corpo rinvenuto, vabbè. Tanto ormai ce ne andiamo. Salve. Posso correre in qualche modo? No, no. Si nasconde! Ah sì, guarda che c'era, perché ormai sono fuori, non mi controlleranno più. Stucca botton. Termina missione. Ok, termina missione. Advanced mission training. Va bene, ok, diciamo che come prima missione tutorial era estremamente lenta, poco dinamica, non sarà magari neanche il mio genere. Dopo ovviamente avresti avuto altri approcci che potevi utilizzare. Ah, eh? Probabilmente no, sì. No, no, te lo dico perché appunto li avevo provati, quindi c'erano. Certo. Però sì. Sì, ecco, lui ne ha provati di più, quindi può dirvi qualcosa di più. Ecco, io come prima impressione, adesso sti minuti fatti insieme, non mi ha entusiasmato, ecco. Sicuramente non sarà esattamente il mio genere, però troppo lento, troppo macchinoso. Ok, direi che come prova può esserti sufficiente. No, senz'altro, sì, non farei un altro livello. Ecco, per intenderci. No, diciamo che graficamente non è niente di che. No, quello purtroppo no. Non so, dimmi tu che impressione hai avuto appunto. Ma sì, beh, ecco, diciamo come grafica, gameplay, vabbè, molto classico nelle meccaniche, reso soltanto lento dall'escamotage dello stealth. Quindi sì, però non coinvolgente, vero? No, a me non ha coinvolto. Dopo, chiaro, c'erano i fan che diranno ma sei scemo, è bellissimo, però a me sicuramente non è piaciuto. Diciamo che potevi vivere anche senza. Sì, molto serenamente, quindi per me è no. Non so se ci mettiamo d'accordo con un volo, così, non lo so. Diciamo che potremmo dargli un 6 di stima. Un 6 di stima perché Hitman, perché può comunque un genere che può piacere, e questa è una cosa molto soggettiva che magari che a noi non piace, però sì, non ci sentiamo di dare di più, ecco, come voto. Ecco, approfittiamo di questa pausa, okay, quindi per concludere anche il video. Noi vi ringraziamo e ci vediamo con il prossimo con l'ultimo, video. Sì. Un saluto, ciao ciao. Ciao ragazzi.